Ciao, nel video di oggi andiamo a realizzare insieme un piccio a ventaglietti, facilissimo da realizzare, e un multiplo di 24 più 3 si sviluppa lavorando 4 righe. Si adatta benissimo per qualsiasi genere di progetto, per cui sarete voi a decidere come utilizzarlo. Essendo un multiplo di 24 più 3, per come dicevo anche prima, per questo campioncino andrò ad avviare 48 catenelle più 3, per cui un totale di 51 catenelle. Dopo aver avviato le catenelle possiamo iniziare la lavorazione della prima riga, per cui entrerò con l'uncinetto nella quarta catenella partendo dall'uncinetto e farò una maglia bassa. Con altre parole, in questa riga faremo una maglia bassa in ogni catenella. Per cui entro con l'uncinetto esattamente come lo vedete, in ogni catenella e faccio una maglia bassa. Andate avanti così fino alla fine della riga. Finito di realizzare la prima riga, siamo pronti ad iniziare la seconda, per cui facciamo 7 catenelle di ritorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giriamo il nostro lavoro, dopodiché dobbiamo saltare 3 maglie di base e nella quarta fare una maglia bassa, per cui saltiamo, per come dicevo, le 3 maglie di base, nella quarta si farà una maglia bassa. Dopodiché facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo di nuovo 3 maglie di base e nella quarta si farà una maglia bassa e si andrà avanti così fino alla fine della riga facendo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo 3 maglie di base e nella quarta si farà una maglia bassa. Per come vedete si stanno creando questi archetti. Una volta arrivati alla fine della riga andate a fare le 5 catenelle come avete fatto fino adesso, dopodiché saltate le 3 maglie di base e poi entrate con l'uncinetto nella terza catenella della riga precedente. Se vi ricordate, quando abbiamo avviato le nostre catenelle c'erano le 3 catenelle di ritorno, per cui noi dobbiamo entrare con l'uncinetto esattamente nella terza catenella facendo una maglia bassa e così si presenta la seconda riga e adesso possiamo lavorare la terza. Iniziamo la lavorazione della terza riga facendo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Giriamo il nostro lavoro, dopodiché entreremo con l'uncinetto nello spazio che si è creato facendo le 5 catenelle e faremo una maglia bassa. Fatto questo, saltiamo nel prossimo spazio e in questo spazio andremo a realizzare 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fatto questo, andiamo ad ancorare questo gruppo di maglie alte nel prossimo spazio facendo una maglia bassa. E adesso dobbiamo ripetere praticamente esattamente come abbiamo iniziato facendo le 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, poi saltiamo nel prossimo spazio e facciamo una maglia bassa. Ok? Per cui ripetiamo. Nel prossimo spazio ancora andremo a fare il gruppo di 8 maglie alte. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dopodiché saltiamo nel prossimo spazio e facciamo una maglia bassa. Dopodiché ovviamente ripetete 5 catenelle, 3, 4, 5, andate nel prossimo spazio e fate la maglia bassa. Continuate così ripetendo il gruppo di 8 maglie alte e l'archetto creato dalle 5 catenelle fino alla fine della riga. Quando arrivate alla fine della riga, dovete entrare nell'ultimo spazio e fare una maglia bassa, dopodiché 2 catenelle. E una maglia alta entrando con l'uncinetto nella seconda catenella, contate dalla base. Per cui entrate con l'uncinetto nella seconda catenella e fate la maglia alta. E così si presenta il tutto dopo aver lavorato anche la terza riga. E adesso andiamo a lavorare l'ultima. Iniziamo la lavorazione della quarta riga facendo 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, dopodiché dobbiamo lavorare una maglia alta in ogni maglia di base del gruppo di 8 maglie alte che abbiamo fatto nella riga precedente, per cui mi raccomando, attenti a non entrare con l'uncinetto nella maglia bassa, per cui entrate nella prima maglia alta e fate una maglia alta. Dopodiché dobbiamo lavorare un pipiolino facendo 3 catenelle, poi si entra con l'uncinetto nella prima catenella e si fa una maglia bassa e questo è un pipiolino, praticamente tutte le maglie alte saranno separate da un pipiolino. Vado nella prossima maglia di base e faccio sempre una maglia alta, dopodiché un pipiolino con 3 catenelle, poi entro nella base e faccio una maglia bassa. E vado avanti così. Devo avere 8 maglie alte separate da un pipiolino. Per cui mi raccomando, dopo contate per sicurezza. E adesso vado a lavorare l'ultima maglia alta. E per come vi dicevo anche prima, sarebbe buono contare le maglie, per cui dovete avere 8 maglie alte. Per sicurezza meglio contare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Perfetto. Fatto questo gruppo, andiamo nel prossimo spazio. E facciamo una maglia bassa e da ora in poi non dobbiamo fare altro che ripetere questa sequenza facendo il gruppo di maglie alte separate da un pipiolino. Poi questo gruppo andrà ancorato nel prossimo spazio con una maglia bassa, esattamente come abbiamo fatto in questo momento. E adesso vado nella prima maglia alta della riga precedente, faccio di nuovo una maglia alta, poi il pipiolino con le 3 catenelle, entro nella base e faccio una maglia bassa. E poi di nuovo vado nella prossima maglia di base, faccio una maglia alta e un pipiolino. Per come vedete, la lavorazione è veramente semplice e non è impegnativo.
adesso, dopo aver lavorato anche questo gruppo, possiamo andare ad ancorarlo nel prossimo spazio facendo una maglia bassa. E adesso ripetete questa sequenza fino alla fine della riga. Quando arrivate alla fine della riga dovete entrare con l'uncinetto nella terza catenella, dovete contare dalla base, spero che si veda, e fare una maglia bassa. E praticamente il nostro pizzo è terminato. Ovviamente dovete andare anche a bloccare il tutto affinché le maglie siano sistemate bene. Adesso vado a tagliare il filo. Ed ecco, adesso ve lo faccio vedere meglio. Per come avete visto, è stata una lavorazione veramente semplice e anche molto veloce, visto che ci sono soltanto 4 righe. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande, fatele pure nella sezione commenti o con questo vi dico alla prossima. Ciao ciao!